Dal primo momento che il sindaco Bianco ha ripreso la sua attività amministrativa nella città di Catania, ha cercato di ricoinvolgermi in quello che è questa attività, dell'attività del porto. Perché? Perché negli anni della sua prima e seconda sindacatura, da un porto che non esisteva come attività di traffico, eccetera, abbiamo creato una realtà congiuntamente con un lavoro fatto di squadra, una realtà di rilievo a livello regionale e anche nazionale. Io ho sempre rifiutato, non per la questione di incompatibilità, perché l'incompatibilità gliela dico in due parole. Per fare il presidente dell'autorità portuale occorre che ci sia un esperto di economia dei trasporti. La mia attività è di spedizioniere e sono un esperto di economia dei trasporti. Non ha nulla a che vedere con un'attività autorizzativa o gestionale con l'autorità portuale. Quindi la mia attività privata mi dà i titoli per fare, eventualmente per concorrere a fare presidente dell'autorità portuale, come stabilisce la legge. E non c'è nessuna incompatibilità, perché se ci fosse stata incompatibilità, 9 anni di autorità portuale, di presidente dell'autorità portuale, l'avrei potuto fare. È chiaro che quando io do un no a una concessione, quando io do un no a un'attività illecita, illegale, richiesta, cercano le persone che invece di riconoscere la correttezza dell'operazione, cercano di trovare il torbido che non c'è. Ecco perché io dico sempre: rispondo alle persone per bene e non rispondo ad altri. Possono scrivere qualunque cosa, ma si parlano solo fra di loro, perché gli atti e i fatti non sono quello che possono descrivere. Ma non lo sono non perché lo dico io, perché ci sono stati dei controlli ministeriali, c'è un consiglio di amministrazione che controlla l'attività dell'autorità portuale, ci sono i revisori dei conti, c'è la Corte dei Conti. Se c'è un ente controllato in tutti i suoi atti, questa è l'autorità portuale. Pertanto, se ci fosse un minimo dubbio sulla mia posizione, ma sarei stato, non sarei stato a parlare con lei oggi. Su questo possiamo stare tranquilli. Per quanto riguarda la questione dei 5 Stelle, allora è di una semplicità enorme, perché quando il sindaco, visto che c'erano delle situazioni gravissime, non ultima quella dell'abbandono delle attività crocieristiche, di Costa Crociera e così via, ha avuto modo di appurare che a livello nazionale e internazionale gli facevano cenno a quello che era la gestione manageriale corretta del passato, lui mi ha chiesto di procedere su questa attività. C'era un problema che riguardava il fatto che io, a livello privatistico, perché sono libero professionista, ero in quiescenza, ma non in cui io lavoro, continuo a lavorare perché purtroppo con meno di 1.000 euro di pensione non potrei neppure vivere. Allora, questa questione della quiescenza ha fatto sì che dopo la nomina che mi fece il ministro, con l'80% dell'ammontare della quota che prende il presidente, dell'appannaggio che prende il presidente dell'autorità portuale, c'era il dubbio se si poteva fare questa attività a titolo oneroso o a titolo gratuito per 6 mesi, rinnovabili per altri 6 mesi. E allora, poiché la situazione era molto grave e mi rendevo conto che in quel momento occorreva qualcuno che conosceva bene come gestire l'autorità portuale per risolvere i problemi che c'erano, ed erano assolutamente molto gravi, come l'avevo predetto, io ho accettato anche a titolo gratuito, salvo verifica della mia posizione. E quindi ho iniziato a lavorare per oltre 3 mesi a titolo gratuito. Dopodiché, con una circolare del ministro Madia, che chiariva che i commissari straordinari non rientravano in quella tipologia, eccetera, la struttura dell'ente, considerato che la legge obbligava il pagamento perché gratuitamente non lo potevo fare, mi hanno accreditato quello che era l'80% per il lavoro effettuato. Fatto questo, Quanto no, guadagna lei? aspetta, adesso lo dico. Fatto questo, noi che cosa abbiamo fatto? Siccome siamo di una trasparenza straordinaria, abbiamo pubblicato tutto, sia gli atti che
quanto era stato detto l'abbiamo pubblicato nel nostro sito. Quindi, leggendo il nostro sito, hanno appurato quello che era questa realtà. L'appannaggio del presidente, attualmente io netti prendo 7.000 euro al mese, meno di 7.000 euro al mese. Allora, come commissario dell'autorità portuale, prendo meno di tutta l'Italia. Quindi, io le faccio solo questo. Peraltro, telefono me lo pago da solo. Quindi, io avrei, oltre a questo, avrei diritto a tutti i riconoscimenti, eccetera. Io non mi faccio pagare nulla, vengo con i miei mezzi, tutto è sempre pagato dal sottoscritto. Finora noi parliamo perché tu ci sei, perché tu non ci sei, ma non è che parliamo perché è stato risolto il problema della Tecnis, perché 1200 famiglie sono ancora che lavorano invece di essere a casa ed era altro il problema per lo Stato. Non è che si dice che Costa rientra perché c'è stato un lavoro fatto con grande concretezza, non è che si dice che la darsena dei traghetti fra poco sarà pronta e potremo realizzare quello che sarà un'opera storica per la città di Catania, che potremo ridare alla città la parte antica del porto, con la possibilità di incrementare un'attività commerciale, turistica e riqualificare i quartieri limitrofi. C'è tutto un progetto straordinario che stiamo portando avanti, cioè tutto questo non conta nulla. Perché non si valuta mai la persona per le cose che fa, si valuta quello che potrebbe essere, che però non è mai potuto, cioè che non si può mai dimostrare, solo il dubbio perché solo probabilmente, perché queste sono attività, scusi, attività prettamente politiche, perché siccome si debbono contestare le scelte di una persona e quindi non è un discorso che riguarderebbe la mia persona, è semplicemente la scelta politica che viene fatta. Ma in effetti, nel mio caso, non c'è nessuna scelta politica, c'era una necessità di trovare una persona competente che avesse i requisiti per poter svolgere un'attività che stava andando man mano sempre a peggiorare per il porto e per la città di Catania, perché il porto è un'espressione della città. Allora, la mia visione è quella di riportare la legalità con la L maiuscola. Allora, recentemente ho scritto all'Avvocatura dello Stato sulla problematica della vecchia dogana perché io non condivido alcune scelte, alcune situazioni che sono venute a creare. Abbiamo già fatto una nota che contestiamo alcune decisione circa l'utilizzazione di questi spazi e quindi poi su questo argomento le chiamerò io stesso, la inviterò ad approfondire non appena avremo risolto alcuni aspetti che per tanti motivi preferisco oggi non parlare. La nebulizzazione dei turisti io personalmente reputo che sia una cosa assurda. Assurda con la A maiuscola. Ma che significa la protezione? Io vorrei capirlo. Allora, il progetto dell'autorità portuale che io avevo portato avanti come PRP nel 2004, fermo restando la questione volumetrica che la possiamo cancellare tutta perché è solo un falso problema, perché noi parliamo di demanio pubblico, demanio dello Stato. Quindi il territorio non è né di Cosimo Indaco né di nessuno, è dello Stato e se tu fai una struttura nell'ambito dello Stato deve avere una struttura pubblica che deve avere delle funzioni di ritorno collettivo, quindi nessuna speculazione, non si poteva fare nessuna speculazione, quindi a prescindere da questo fatto, noi prevedevamo di fare un percorso con alberi, quindi con il verde, alla struttura dello sporgente centrale dove avverrà soprattutto il grosso dell'attività crocieristica, con un percorso sempre che poi andava a finire da un lato verso Piazza Duomo con l'apertura nella zona di Piazza Alcalà, dall'altro lato verso Piazza dei Martiri con la possibilità di utilizzare il molo foraneo come bellissima passeggiata che si inserisce con Piazza dei Martiri e quindi poi quando ci verrà interrata la ferrovia anche con gli archi, con
cavalcavia ferroviario che può diventare una bellissima passeggiata che ti può portare a Piazza Duomo. Quindi questi sono dei progetti straordinari che stiamo cercando di portare avanti in questa problematica di Assena che noi abbiamo così fortemente voluto. Che cosa comporterà? Comporterà lo spostamento delle attività commerciali nella zona sud che sono collegate con la zona industriale. Consideri che il porto con la zona industriale dista dai 3,5 km ai 5 km. Consideri che a breve ci sarà pronta anche la costruzione, sarà completato l'interporto e quindi il collegamento fra il porto e l'interporto che può anche assorbire tanto traffico commerciale, contenitori, eccetera, sarà una piattaforma logistica straordinaria. Quindi Catania ha questa opportunità straordinaria. Questo spostamento dell'attività commerciale verso sud ci darà la possibilità di avere da Piazza Alcalà fino al Molo Foraneo, con la vecchia Dogana che è al centro di tutta quest'area. Ecco perché le dico ne vorrò parlare successivamente, perché la vecchia Dogana, al momento è che sarà il fulcro di un'apertura del porto alla città, la possibilità di fruirne come era giusto fruirne, quindi non solo la struttura, ma anche tutto il contorno, quindi diventerebbe veramente una cosa straordinaria. Allora, tutta questa apertura ha un significato. In questo contesto, le attività crocieristiche non avranno più una commistione di traffico. Ci saranno banchine destinate solo al crocierismo e faremo dei percorsi non con delle situazioni artificiali che a qualcuno può fare piacere, ma altri possono anche disturbare. Una cosa che non disturba tutto è la natura. Quindi quando noi facciamo un percorso con degli alberi che possono darti dell'ombra se tu vuoi, nello stesso tempo vedi il mare, hai la possibilità di trovare in un percorso compatibilmente, ambientalmente compatibilmente con l'ambiente, una cosa, secondo me, diciamo, di migliore impatto e che avrà sicuramente più successo. Guardi, io non avevo nessuna intenzione di disturbare, la prima volta, mia moglie. Mia moglie non voleva assolutamente che io rifacessi questo perché sa come io lavoro. Io al momento che accetto un incarico lo accetto H24. Lei pensi che al porto si erano dimenticati che la sera c'erano le luci accese dall'autorità portuale, si erano dimenticati che il sabato si lavorava, si erano dimenticati che quando era necessario la domenica gli uffici erano aperti per risolvere i problemi. Io quando ho accettato all'inizio l'incarico l'ho accettato a titolo gratuito. Le posso garantire che l'impegno dal primo momento non è cambiato assolutamente. Indaco può piacere a pochi e può dispiacere a molti, ma io mi piace dispiacere perché voglio fare le cose nell'interesse della mia città. E se questo crea dispiacere a molti che non condividono il mio pensiero, non me ne frega nulla.